Grazie e buonasera a tutti. Allora, innanzitutto tutta la mia comprensione all'ingegnere Annino, perché anch'io non sono nelle migliori condizioni. E ringrazio gli organizzatori, gli amici di Free Circle, perché ho molto apprezzato questa giornata formativa, soprattutto perché vedo molti giovani e mi fa molto piacere, perché il tema delle tecnologie digitali è un tema che dovrebbe entrare più spesso nelle scuole. E chi sono io? Sono l'avvocato Maniscalco, mi occupo di informatica giuridica e nuove tecnologie, collaboro per Reson Network, che è un istituto di ricerca internazionale che ha sede a Londra e ha anche uno spin-off italiano, e poi sono coautore di un magazine online che si chiama OFCS Report, che si occupa di monitoraggio di difesa, analisi e sicurezza nazionale. Di cosa vi parlerò oggi nello specifico? Vi parlerò sostanzialmente di quelli che sono gli scenari e i fattori di contesto, e poi vi indicherò quella che è la strategia europea sulle tecnologie digitali e in particolare su quella relativa all'intelligenza artificiale. Quali sono i fattori di contesto? Intanto un progressivo aumento delle connessioni sempre più eterogenee di dispositivi e un aumento esponenziale del valore delle grosse masse di dati, i cosiddetti big data. E poi la sempre più frequente applicazione dell'intelligenza artificiale per l'automazione di processi decisionali. Secondo le stime più recenti, al 2020 gli utenti di Internet passeranno da 3,5 a 6 miliardi e i dati online cresceranno di 50 volte, arrivando a pesare fino a 96 zettabyte. Ci saranno oltre 500 milioni di dispositivi IoT indossabili su un totale di oltre 200 miliardi. Questi sono dati molto significativi perché l'aumento delle connessioni eterogenee determina un aumento della superficie esposta e quindi un aumento della vulnerabilità complessiva. In tutto questo abbiamo il 5G, la banda larga, la connessione ad altissima velocità, la rete di ultima generazione, di quinta generazione, che determinerà un aumento esponenziale della connettività e una maggiore velocità delle connessioni con una riduzione drastica dei tempi di latenza. Questo cosa significa? Significa che il 5G consentirà all'IoT di passare dagli attuali 20 miliardi di dispositivi connessi ai 76 miliardi ipotizzati per il 2025. E perché diventa importante e strategica l'intelligenza artificiale? Perché con le sue declinazioni tecniche, i suoi approcci attuativi, è funzionale all'automazione dei processi decisionali, attraverso l'elaborazione, con sempre maggiore potenza di calcolo, lo vedremo poi con la tecnologia HPC, dei dati dell'IoT in tanti importanti settori. È anche il logico presupposto dello sviluppo di tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain, perché i dati qualitativamente aggregati dall'intelligenza artificiale confluiranno nei registri distribuiti e nelle reti blockchain. È un importante presidio dei domini dell'information security, perché l'intelligenza artificiale viene utilizzata soprattutto per le capacità predittive nel controllo dei domini dell'information security. Il rapporto tra macchina, algoritmo, i big data alimentano e l'intelligenza artificiale si nutre di questi dati,
destrutturati per organizzarli e di renderli sempre più qualitativi. E l'intelligenza artificiale manca della componente emotiva. A cosa serve l'intelligenza artificiale? Migliora la comprensione degli eventi, automatizza i processi decisionali e guida nel compimento di azioni specifiche. Comprende la complessità dei contenuti, apprende dall'esperienza e abilita l'interazione uomo-macchina. In più giunge a conclusioni, sostituisce persone nell'esecuzione di compiti non routinari e aumenta le performance cognitive dell'uomo. Come lo fa? Lo fa con delle tecnologie abilitanti, che sono il machine learning, di cui si è ampiamente parlato, deep learning e reti neurali, speech recognition e text to speech, computer vision, quindi l'elaborazione, l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini, machine reasoning e decision making, robot e sensori. Sostanzialmente l'IoT, o meglio l'intelligenza artificiale, sta all'IoT, analogamente alla configurazione di un corpo umano, come l'intelletto al corpo umano. Perché il mondo della microelettronica, della sensoristica, è espressione dei canali rappresentazionali dell'uomo, le percezioni sensoriali. Quindi fornisce tutti gli elementi e tutte le informazioni che vengono elaborate dall'intelletto. Attraverso gli approcci attuativi tipici dell'intelligenza artificiale, che sono il machine learning e il deep learning, e acquisendo e nutrendosi di questa mole destrutturata di dati che sono i big data. Per l'elaborazione di questi dati occorre una potenza di calcolo e occorrono funzioni cognitive. Ed è per questa ragione che l'Europa ha realizzato in Italia il primo importante investimento su Bologna, si chiama Leonardo, con tecnologia HPC, High Performance Computer, investendo 1 miliardo di euro. A giugno è stato presentato e aspira ad essere Leonardo il primo calcolatore più veloce al mondo. Questo al momento, ancora per qualche mese, immaginiamo, perché la Spagna ha già annunciato un supercalcolatore ancora più potente. È il più grande investimento in un'infrastruttura scientifica che l'Europa ha fatto in Italia. Cos'altro ha fatto l'Europa? Abbiamo la coda al 2020 del progetto Horizon 2020. Nel luglio del 2019 è stato lanciato un invito che scadrà a novembre del 2019 per lo sviluppo di una rete europea di centri di eccellenza sull'intelligenza artificiale. Questo invito si articola in 2 azioni importanti, che sono l'azione di ricerca e innovazione, che invita a mobilitare ricercatori nelle reti dei centri di eccellenza per creare una massa critica intorno ai fattori chiave e agli argomenti chiave sull'intelligenza artificiale. E poi azioni di supporto e coordinamento per favorire lo scambio tra progetti selezionati e altre iniziative pertinenti. Cos'altro ha fatto l'Europa? Nel prossimo settennio, che andrà dal 2021 al 2027, la misura di sostegno si chiamerà Digital Europe. L'Europa ha messo sul piatto quasi 10 miliardi di euro. 10 miliardi di euro su 5 pilastri. Uno è il supercomputing, supercalcolatori sempre più potenti. L'altro è il pilastro della intelligenza artificiale, cyber security e fiducia nella creazione di un mercato unico digitale che polarizzi sempre più l'interesse allo sviluppo delle tecnologie digitali e la fiducia degli utenti del mercato digitale. Altri 2 pilastri sono il più diffuso aumento
delle tecnologie digitali, la più larga diffusione di tecnologie digitali e lo sviluppo delle competenze digitali. In particolare per i supercalcolatori il budget europeo è di 2,7 miliardi di euro, che diventano 2,5 miliardi di euro sull'intelligenza artificiale. Quindi pensate come l'Europa crede nello sviluppo di questa tecnologia. Qual è l'importanza, se ne parlava stamattina, della protezione dei dati personali quando si parla di intelligenza artificiale? Voi sapete che uno dei nuovi diritti introdotti dal GDPR è il diritto alla portabilità dei dati, che è sancito dall'articolo 20, cioè un diritto che compete all'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti a un titolare, con la possibilità di fornirli direttamente ad altro titolare oppure di farseli consegnare per poi fornirli ad altri. Il punto qua è quali dati sono effettivamente portabili, perché esistono dei dati forniti consapevolmente, attivamente dall'interessato, quelli che normalmente si forniscono compilando un form online. Esistono poi dei dati osservati, che sono forniti indirettamente dall'interessato mediante la sottoscrizione di un servizio. Si pensi all'iWatch, per esempio, no? A quei dispositivi che controllano le performance e poi trasmettono dati. Questi sono dei dati tecnicamente osservati. Poi ci sono i cosiddetti dati inferiti, che sono dei dati che risultano e che sono generati dal titolare del trattamento attraverso un processo di data analysis, un processo di aggregazione, un processo di strutturazione qualitativa. E qui viene il problema, perché in questi casi i dati inferiti sono dei dati che profilano l'interessato. E a fronte di una richiesta di portabilità, normalmente i dati inferiti non transitano, non sono tecnicamente portabili perché il titolare del trattamento rivendica ed oppone una proprietà industriale su quel processo di aggregazione. Fatto sta che la potenza di calcolo è fondamentale per andare a svolgere delle attività di aggregazione qualitativa di questa grossa mole di dati. E, come diceva Daniele, questi dati, una volta aggregati, sono degli asset invariabili, sono valutabili e costituiscono un patrimonio informativo che ha un valore. E quale sarà il futuro dell'intelligenza artificiale? Secondo quanto ha dichiarato uno dei padri fondatori del machine learning, sembrerebbe che l'intelligenza artificiale deve svilupparsi con buon senso. E il buon senso, secondo lui, è che il machine learning, per esempio, non va supervisionato. Deve soltanto acquisire informazioni, ma non va supervisionato dall'uomo. La Chiesa pensa una cosa diversa, ha un'accezione diversa del buon senso, che è più sulla sacralità del dato. E non è un caso che scorso 26 settembre la Santa Sede ha ospitato i big della Silicon Valley. Perché? Perché si aspetta, ma al momento c'è un grossissimo riserbo, un paper del Vaticano sulla visione della Santa Sede in relazione all'intelligenza artificiale. Pensate che la conferenza è durata 3 giorni, porte chiuse,
senza giornalisti e con un solo comunicato stampa da parte del segretario generale del Dicastero della Comunicazione. Non si sa nulla di quello che si sia detto all'interno, si sa soltanto che i big del digitale temono questo paper per gli impatti globali che può avere un documento di uno Stato come quello della Città del Vaticano. Che cosa succede nel mondo della giustizia? Nel mondo della giustizia, il 4 dicembre del 2018, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa ha emanato una carta etica europea per avviare l'uso, la sperimentazione dell'intelligenza artificiale nella giustizia. E in particolare cosa prevede la carta etica? Enuncia una serie di principi. Principio del rispetto dei diritti fondamentali, di non discriminazione, di qualità e sicurezza e trasparenza, e il principio di garanzia dell'intervento umano. Quindi è una posizione diametralmente opposta rispetto a quella di Jan Le Cun. E la sperimentazione in Italia è iniziata dal Tribunale di Genova, che ha sottoscritto una convenzione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la sperimentazione a scopo predittivo di sistemi di intelligenza artificiale, attraverso l'acquisizione di una serie di casi per giungere in via predittiva a delle soluzioni senza sostituirsi al giudice al momento. E in ambito sanitario, per esempio, a scopo diagnostico, quanto è importante l'intelligenza artificiale in determinati settori sanitari per la diagnosi precoce. Stamattina qualcuno ne ha parlato. All'Università di Oxford hanno sviluppato un sistema diagnostico che ha dimostrato una maggiore accuratezza nella diagnostica nell'80% dei casi. E qual è la strategia europea? La strategia europea sta in mezzo tra la visione del Vaticano, perché sembra ricalcarla parlando di dimensione etica, approccio etico o approccio umano-centrico, ed è distante dalla visione del padre fondatore di un approccio non supervisionato dall'uomo. È chiaro che l'intelligenza artificiale è funzionale a un'ampia gamma di settori, dal consumo energetico alla sicurezza delle automobili, all'agricoltura di precisione, per esempio, i cambiamenti climatici, e quindi è considerata dall'Europa come assolutamente strategica. E chiaramente solleva degli interrogativi giuridici ed etici di non poco conto. E quando si parla di etica nell'intelligenza artificiale si fa riferimento ai diritti fondamentali della persona. E a questo proposito è fondamentale determinare la governance. Ecco perché in questo momento l'Europa è fortemente concentrata nell'individuare proprio la governance dell'intelligenza artificiale. E quando si parla di governance si parla di elaborazione proprio della strategia da seguire sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che non può essere soltanto il budget per lo sviluppo della tecnologia, ma deve essere un framework normativo che consenta alla tecnologia di essere sviluppata secondo la visione e secondo l'approccio che viene individuato dall'Europa. E quindi la cornice etica e giuridica adeguata, e soprattutto, a proposito dei big data di cui si nutre il sistema di intelligenza artificiale, garantire il pluralismo, perché queste banche dati a chi si appartengono, chi li realizza,
Chi vi può accedere? Il timore dell'Europa è che si possano concentrare dati altamente qualitativi nelle mani di pochi colossi digitali. Allora, uno dei temi fondamentali per cui è stato anche raggiunto un protocollo di collaborazione tra le autorità di garanzia italiane ed europee è proprio l'accesso pluralistico ai dati qualitativi. E poi c'è un libro bianco che è stato presentato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, dall'AGIT, che individua lo sviluppo di una progettualità pilota sull'uso dell'intelligenza artificiale al servizio del cittadino. Qui abbiamo tutto il tema dell'e-government, degli open data, della trasparenza e dell'accessibilità alla pubblica amministrazione. Il rapporto Artificial Intelligence, Ethics, Governance and Policy Challenges, elaborato dal CEPS, che è il Center for European Policy Studies, del marzo 2019, si compone di due parti ed affronta il tema dell'intelligenza artificiale in generale, qualificata come umanocentrica, e poi si concentra nella seconda parte, guardando all'Europa e invitando l'Europa ad emanare una serie di linee guida per individuare i requisiti per un'intelligenza artificiale sicura e affidabile. E infatti a giugno del 2018 la Commissione ha avviato una fase pilota su alcune linee guida che sono state elaborate per verificare se queste linee guida possono essere attuate in concreto. La Commissione sta adottando un approccio articolato su tre fasi fondamentalmente. La prima fase è quella della definizione dei requisiti fondamentali per un'intelligenza artificiale affidabile. La seconda fase è l'avvio di un periodo in cui si raccolgono i feedback, le osservazioni delle parti interessate, e poi l'impegno volto al raggiungimento di un consenso internazionale, quindi diffuso, per una intelligenza artificiale antropocentrica. Maria Gabriel, adesso la neocommissaria che non si è ancora insediata, di una nuova direzione che è stata creata nella Commissione Europea, che è Innovazione Gioventù, memorizzatela questa cosa perché è altamente innovativa anche questa direzione. Innovazione Gioventù dice che i giovani devono avvicinarsi di più alle tecnologie digitali e dice che la strategia europea si muove verso un'intelligenza artificiale etica e sicura nell'Unione Europea e che verrà data attuazione concreta a questi requisiti per lo sviluppo e la discussione internazionale sull'intelligenza artificiale antropocentrica. E poi nelle linee guida vengono indicati i 7 requisiti fondamentali per un'intelligenza artificiale sicura e affidabile, e sono l'azione e sorveglianza umana, quindi l'uomo sempre al centro nella promozione, al centro nel controllo dei sistemi di intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale robusta e sicura, quindi algoritmi sicuri, riservatezza e governance, cioè i dati dei cittadini, i cittadini devono governarli quei dati, e comunque devono essere garantiti che quei dati non vengano utilizzati contro di loro. Trasparenza, tracciabilità dei sistemi di intelligenza artificiale, diversità, non discriminazione ed equità, quindi l'accessibilità, benessere sociale ed ambientale, sostenibilità, responsabilità intesa anche come accountability, cioè devono essere previsti dei meccanismi che garantiscano la responsabilità e l'accountability dei sistemi di intelligenza artificiale e dei loro risultati, soprattutto per quelli predittivi. E quindi la Commissione rafforzerà la cooperazione con i partner che condividono gli stessi principi, come il Giappone, il Canada, Singapore, e continuerà attivamente a partecipare nell'ambito del G20 e del G7 alla promozione e allo sviluppo di questa tecnologia. E in effetti il nuovo commissario europeo, il nuovo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che nei primi 100 giorni di governo della nuova Commissione europea
si concentrerà con una serie di azioni legislative per un approccio europeo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale. Per qualsiasi domanda rimango a vostra disposizione, per cui poi alla fine della sessione ne parleremo insieme. Grazie.